Cari amici della cultura italiana, benvenuti all'Ambasciata d'Italia a Berlino. Sono molto lieto di iniziare oggi insieme a Bertelsmann questo nuovo formato, Art Becomes Music, che ci accompagnerà lungo tutto il 2020. Oggi celebriamo questo connubio fra l'arte e la musica insieme a due prestigiose istituzioni culturali italiane. L'Archivio Ricordi, che oggi è la più importante raccolta musicale privata al mondo, e la Pinacoteca di Brera, che con il suo progetto Brera Music Musica esplora le relazioni fra l'arte visiva e la musica con un programma internazionale che sta crescendo di anno in anno. Come sapete, la storia della musica è costellata di opere incompiute, come per esempio la Turandot di Giacomo Puccini, che fu completata da Franco Alfano, le cui partiture autografe sono per l'appunto conservate dall'Archivio Ricordi. Anche il nostro incontro di oggi con Helen Müller e Pierluigi Ledda in un certo senso rappresenta un'opera incompiuta, perché avremmo voluto organizzare un concerto in ambasciata, ma l'attuale situazione naturalmente ce lo ha impedito. Mi piace però credere che questo nostro evento digitale sia soltanto il punto di partenza di un partenariato con Bertelsmann e con l'Archivio Ricordi che sapremo far crescere nel tempo. Celebrare l'inizio di tutto questo il nostro partenariato è anche un modo di rendere omaggio alla città di Milano, una città che ha pagato un tributo altissimo all'epidemia di Covid-19 e che oggi è qui rappresentata da due delle sue istituzioni culturali più prestigiose. Vi auguro dunque una buona visione e un buon ascolto. Bertelsmann und das Archivio Ricordi-Team haben in den vergangenen Jahren sehr hart daran gearbeitet, dieses Archiv einer weiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Brera Musica-Initiative ist eine wundervolle Initiative, um daran anzuknüpfen. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir Teil dieser Initiative sind und ebenso dankbar für die guten Partnerschaften, sowohl mit der Breidense-Bibliothek der Initiative Brera Musica, aber vor allem auch mit der italienischen Botschaft hier in Deutschland, dem Heimatland von Bertelsmann. Buongiorno, sono James Bradburn, io sono direttore generale della Pinacoteca di Brera e anche la Biblioteca Nazionale Breidense. Da 5 anni abbiamo a Brera sviluppato un programma che si chiama Brera Bar Musica. Cosa lo è? Brera Bar Musica va oltre le semplici messe in atto di concerto nella biblioteca o nella pinacoteca e va verso il legame profondo che lega tutte le arti, l'arte della musica, la letteratura e le arti visive. L'idea di questo programma Brera Bar Musica è particolare. In 1837 abbiamo avuto un visitatore alla Pinacoteca molto importante, il giovane Franz Liszt. Lui è venuto e lui ha visto il sposalizio della Vergine di Raffaele. È andato via trasfisso. Di questa ispirazione lui ha cominciato uno delle sue pezzi più importanti, il secondo anno di pellegrinaggio Italia, in cui tutti i pezzi, che sono le pezzi legate tematicamente, comincia con un'opera d'arte, questo Raffaello, e passa dopo a Michelangelo, Salvatore Rossi e una serie di sonette di Petrarca. Di queste abbiamo trovato anche la soluzione di un problema che abbiamo avuto da tempo. Tutti chiedono: ah, vogliamo una mostra di Brera, vogliamo dei quadri, mandacci Raffaello. Ma questo è impossibile. Raffaello è venuto nel 1806 e non è mai uscito dalla sua stanza tranne durante le due guerre. Impossibile. Però possiamo inviarvi la musica. Possiamo inviarvi Brera. Tutte le sue storie ricche, intrecciate con l'arte e la musica, possiamo inviare adesso con un concerto. E questo legame fra l'Archivio Ricordi, la Biblioteca Breidense, la Pinacoteca di Brera e Bertelsmann è dato il risultato
del concerto di breve. Io vi aspetto al concerto. L'Archivio Storico Ricordi fa parte del Polo Culturale di Brera dal 2003 e ne rappresenta in qualche modo l'anima musicale. Questo perché i nostri manoscritti, la nostra collezione risiede in questo palazzo, è qui conservata, e grazie alla nostra collaborazione con la Biblioteca Nazionale Braidense e la Pinacoteca di Brera siamo in grado di portare questo tesoro all'attenzione del pubblico. Il pubblico dei ricercatori, dei musicologi, ma anche il pubblico dei curiosi, degli amanti della musica e della cultura. Oggi, con questo progetto, celebriamo la nostra collaborazione con Brera Musica. È una collaborazione che innanzitutto vuole rivitalizzare i materiali archivistici attraverso l'esecuzione e poi, molto importante, attraverso progetti espositivi andare ad arricchire il palinsesto musicale di concerti e di attività culturali di Brera Musica. Quindi è l'incontro di collezioni, sensibilità artistiche, musicali, culturali in senso lato, da cui sono convinto possa generarsi un messaggio, un contenuto ancora più forte. Cari amici, abbiamo trascorso 8 minuti veramente indimenticabili in compagnia di James Bradburn e di Clive Britton, che saluto e che mi auguro di vedere presto qui a Berlino. Li ringrazio, vi ringrazio per averci ricordato proprio in quest'anno in cui celebriamo il cinquantenario di Raffaello quanto il Rinascimento italiano abbia influenzato l'arte europea davvero in tutte le sue espressioni. Come abbiamo appena sentito, Franz Liszt, visitando la Pinacoteca di Brera nel 1837, rimase estasiato di fronte allo sposalizio della Vergine e vi dedicò il primo brano degli anni di pellegrinaggio in Italia. In una lettera a Berlioz, Liszt tra l'altro scriveva: Raffaello e Michelangelo mi facevano meglio comprendere Mozart e Beethoven, e credo che questa relazione intima, nascosta, che unisce le opere del genio rappresenti al meglio il senso del progetto Art Becomes Music. Il cinquantenario di Raffaello è stato ricordato qui a Berlino in svariate iniziative, in 2 mostre alla Gemälde Galerie e al Gabinetto delle Stampe e dei Disegni e in una serie di appuntamenti attraverso tutta la Germania. Noi continueremo a celebrare nei prossimi mesi questo anniversario anche grazie alla nuova offerta digitale del nostro Istituto Italiano di Cultura. Vi assicuro che anche per noi è una sfida in termini di metodo di lavoro e di nuovi formati adattarci a questa nuova realtà, ma è una sfida che sapremo e che vogliamo vincere. La cultura infatti non deve certo fuggire di fronte all'innovazione digitale, di fronte alla modernità. Credo anzi che le nuove tecnologie offrano anche delle opportunità di rinascita in questi tempi di cosiddetto distanziamento sociale. L'importante è che questo distanziamento non si traduca in una maggiore distanza dai nostri valori comuni, dalle nostre sensibilità condivise, e la cultura è senz'altro tra questi valori. Ringrazio veramente Bertelsmann per questa iniziativa che ci ha permesso di trasferire alcune componenti, alcuni elementi essenziali del nostro patrimonio comune in questo nuovo universo digitale che credo, anche quando la pandemia sarà passata, continuerà a fare parte veramente della nostra vita anche in futuro. Cari amici, mi auguro di rivedervi presto in Italia, nel nostro paese. Grazie.